Aggredisce i coinquilini con un coltello, arrestato dalla polizia un africano, dovrà rispondere di tentato omicidio. Morto a 89 anni Rino Galli, la CNA di Pesaro Urbino perde uno dei suoi padri fondatori. Domani i funerali dello storico artigiano di Montefabbri. Trova un portafogli pieno e lo riconsegna, il nobile gesto di un napoletano afano da 21 anni. Non siamo tutti uguali, ci sentiamo giudicati per le origini e non per le persone che siamo. Cede la falesia, portate in salvo 32 persone sulla spiaggia del Trave nell'Anconetano. Giuliano e Alessandro premiati in prefettura Pesaro, i due giovani di Mondolfo affetti da autismo si sono diplomati con il massimo dei voti. Da lunedì scatta il divieto di sosta in Viale Adriatico per la Fiera di San Bartolomeo, ma tanti fanesi rinunciano all'evento, a influire la paura degli assembramenti e la qualità dei prodotti proposti. No, non ci vado. Per il Green Pass o per altri motivi? Anche per il Green Pass, perché mi ha stufato. Poi le bancherelle sono sempre quelle, sono. Ecco il carro dedicato a Paolo e Francesca in occasione del carnevale estivo che prenderà il via domani sul lungomare di Sassonia-Fano. Ancora aperte le iscrizioni per la caccia al tesoro dedicata a Dante Alighieri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli: nel quartiere Poderino a Fano un africano avrebbe prima picchiato i suoi due coinquilini e poi con un coltello li ha feriti, ma non in modo grave. È successo questa mattina in via Tagliamento, dove sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fano diretti da Stefano Seretti. I poliziotti hanno arrestato l'uomo per tentato omicidio, mentre i feriti hanno ricevuto tutte le cure del caso al pronto soccorso del Santa Croce. Da chiarire il motivo dell'aggressione, forse legato a problemi di convivenza. Tragedia sfiorata questa mattina nell'Anconetano per una grossa frana che si è abbattuta sulla spiaggia del Trave. Uno spettacolo impressionante che per fortuna non ha provocato danni a cose e a persone, ma in 32 sono stati fatti evacuare da quella spiaggia che è interdetta alla frequentazione dei bagnanti. Le prime segnalazioni sono arrivate alle 11.30 alla Capitaneria di Porto, che poi con un gommone ha portato i bagnanti al sicuro nei litorali vicini. Sul posto anche la Croce Verde di Castelfidardo, il 118 e le motovedette della Guardia Costiera. Ed ora passiamo al bel gesto compiuto da un 53enne che si è rivolto al commissariato di Fano per consegnare un portafogli smarrito con denaro contante e carte di credito. La proprietaria lo aveva perso nel centro storico di Fano. Questo poco qui l'ho trovato, in questo spazio qui. Io avevo la macchina parcheggiata in questa più orizzontale. L'ho trovato più o meno qui, perché io avevo la macchina qui e l'ho visto qui. Non ci ha pensato un istante Francesco Cafiero, 53 anni, originario della città metropolitana di Napoli, ma residente a Fano dal 2000 insieme alla famiglia. Ieri pomeriggio, intorno alle 19, dopo alcune compere, è tornato nel parcheggio di via 24 Maggio, nelle vicinanze della Rocca Malatistiana, e qui, a terra, ha trovato un portafogli. All'interno c'erano 140 euro in contanti, il libretto degli assegni e carte di credito. Francesco lo ha raccolto e si è subito adoperato per cercarne il proprietario attraverso i documenti contenuti nel borsello. Ho riscontrato, non so se posso dirle, è un'azienda agraria vinicola che è una signora Fiorini, e però non mi rispondeva nessuno al telefono e quindi sono andato alla polizia, dove questa signora era già stata, l'hanno richiamata ed è venuto personalmente a ritirare il borsello. E proprio lì quindi vi siete incontrati? Ci siamo incontrati lì, sì. E l'ha ringraziata, suppongo? Mi ha ringraziato, mi voleva anche risarcire con dei soldi, però io non ho accettato. Però siccome lei ha un'azienda vinicola, mi ha detto almeno le posso offrire del vino. E ha detto va bene, così va bene, però non soldi da ricompensa. Tra l'altro questa signora doveva partire? Sì. A quanto detto ieri sera, gli avevo salvato la vita perché era in partenza e non poteva partire più. Infatti girava per tutta Fano per trovare il suo borsello. Non credo di aver fatto nulla di eccezionale, ha poi aggiunto Francesco, che già altre volte ci ha raccontato, ha ritrovato e consegnato 3 cellulari e un portafogli. Volevo precisare che sono di Torre Annunziata, provincia di Napoli, perché veniamo un po' sempre etichettati dalla provenienza, ma non dalla persona che siamo qui. E lei ha avuto già altre volte questa sensazione un po' di discriminazione? Sì,
Infatti è difficile far amicizie proprio con i fanesi. C'ho tanti amici, perché mio figlio, giocando a calcio, crescendo i figli qua, ho avuto modo di conoscere famiglie varie, sia con la scuola, sia col calcio. Sì, amici ce n'ho, però sento questa sensazione un po' di discriminazione verso la provenienza, perché se non si conosce fino in fondo una persona non puoi giudicare. Anche mio padre più volte gli è capitato a Napoli, roba rara, come si dice, trovare portafoglio pieno di soldi e riconsegnarlo fino a casa. Quindi vengo già da una famiglia di onesti, quindi non mi è stato per nulla difficile fare questo gesto. E la CNA di Pesaro e Urbino perde uno dei suoi padri fondatori. Si è spento ieri all'età di 89 anni Rino Galli, storico artigiano di Montefabbri, tra i primi ad aderire all'Unione Provinciale Artigiani, poi trasformatasi in CNA. Tenacemente attaccato alla sua Montefabbri, non ha mai voluto trasferire altrove la sua attività. Oltre a realizzare abiti per uomo su misura, Galli applicava la sua maestria di sarto anche nel mondo del lavoro, realizzando divise per tranvieri, netturbini e dipendenti comunali. Il direttivo dell'associazione di categoria lo ricorda anche come un uomo ben voluto per la sua grande simpatia e attaccamento al suo borgo natio. I funerali si terranno domani alle ore 15 nella chiesa di San Gaudenzio a Montefabbri. Ed ora la sanità, con un decesso legato al coronavirus registrato a Marche Nord. La vittima è un uomo di 65 anni di Offida, in provincia di Ascoli Piceno. I positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 156. La provincia più colpita è quella di Ancona, con 41 contagi, seguita da quella di Pesaro Urbino, con 35. Negli ospedali ci sono 4 ricoveri in più rispetto a ieri, di cui uno in terapia semi-intensiva e 3 pazienti nei reparti non intensivi. I vaccini, le normative per l'avvio dell'anno scolastico, il nodo trasporti e la gestione dei Novax sono stati i temi al centro della riunione che si è svolta ieri durante il tavolo di lavoro permanente convocato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. Se da una parte, si legge in una nota, conforta il dato delle vaccinazioni del personale scolastico, quasi l'88% di immunizzati al 16 agosto scorso, preoccupa quello delle somministrazioni ai ragazzi, con il 47% degli alunni che non ha ancora ricevuto alla stessa data neanche la prima dose. Per questo alle scuole è stata inviata una circolare per informare le famiglie dell'opportunità offerta ai giovani dai 12 ai 18 anni di poter accedere ai centri vaccinali senza prenotazione. Torniamo a parlare della Fiera di San Bartolomeo, perché oggi abbiamo chiesto a fanesi e a turisti se andranno a questo appuntamento che torna la prossima settimana, ma con diverse limitazioni. La prima fra tutte, l'obbligo del Green Pass. Le regole anti-Covid incombono anche sulla Fiera di San Bartolomeo, che si svolgerà a Fano dal 24 al 26 agosto. Quest'anno infatti il virus non ha bloccato la tradizionale manifestazione, che torna dopo 2 anni, ma di certo la pandemia si ripercuote sulle modalità di svolgimento. Tant'è che per circolare all'interno dell'evento non solo bisogna indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale, ma sarà necessaria anche per gli ambulanti la certificazione verde. Non verrà chiesta nei 5 punti d'ingresso, ma verranno fatti dei controlli a campione. Saranno esenti tutti coloro che avranno la necessità di accedere nelle attività commerciali, nei ristoranti e negli alberghi che si trovano nel perimetro della fiera. Fiera di San Bartolomeo, ci andrà lei? Non lo so, non penso però. Per la questione del Green Pass o per altri motivi? No, quello ce l'ho, io ce l'ho quello, non è un problema per me, perché mi fa molta confusione, c'è troppo macello in giro. Quindi cerca di stare lontana dagli assembramenti? Certo. Rispetto alle regole. Mi dà fastidio la confusione. Ah, ok. Il chiasso. Preferisce stare in tranquillità. Certamente sì. Beh, adesso per il Green Pass io sono vaccinata a doppia dose, quindi se mi dovesse capitare, come mi è capitato, di andare una sera a cena così tra di noi, pochi proprio ristretti, vado anche in un locale, quello sì, però ecco. Cerco di evitare situazioni, mercati, affollamenti, fiere, concerti, cerco di, insomma, queste cose ancora di evitarle. Lei che cosa ne pensa?
Io sono anni che non vado più alla fiera perché sinceramente con gli anni è andata un po' a decadere, cioè non ci sono cose che mi interessano e quindi non vado proprio per scelta mia, insomma, al di là del Green Pass, vaccinazioni eccetera, perché sono andata anche ai concerti, seguo gli spettacoli alla BCC, per cui non ho nessun problema ad andare, diciamo, nei luoghi dove ci sono delle manifestazioni, però la fiera è una cosa che proprio non mi interessa. Andrà alla fiera? No, non ci vado. Per il Green Pass o per altri motivi? Anche per il Green Pass, perché mi ha stufato. Poi le bancherelle sono sempre quelle, poi c'è pericolo, perché lì ci sono tutti attaccati, come qui al mercato, qui al sabato, visto che in piazza sono tutti attaccati, è pericoloso. Ecco, i controlli secondo lei riusciranno a farli in modo adeguato? I controlli io non li ho visti in giro, ma speriamo che ci sono i controlli, perché sennò qui non ne usciamo più. Penso che sia una cosa utile, insomma, c'è sempre stata, di conseguenza ci dovrebbe stare ancora questa fiera, per me io la penso così, insomma. Sarà obbligatorio il Green Pass però, che cosa ne pensa? Beh, indubbiamente io penso che ci voglia senz'altro. Ha sempre partecipato agli anni passati? Sì, sì, tanto io ho la casa lì. Ah, ecco. Le crea qualche disagio oppure è contento? No, sono contento, anche per chi lavora. No, siamo turisti. E di dove? In provincia di Milano. Parteciperete alla Fiera di San Bartolomeo la prossima settimana? Ci piacerebbe tantissimo, ma purtroppo le nostre vacanze finiscono domani, ci dispiace molto. Vi è piaciuta la nostra città? Moltissimo, sia per gli eventi sia per la città stessa. Prossima settimana torna a Fanno la Fiera, che cosa farà? Sto a casa. Ma vuole anche evitare assembramenti? Ah, sicuro. Le occasioni ci sono alla fiera? Tutti i ciaffi. Che non servono a niente. Non lo so, perché lavoro e quindi vedremo come saranno i turni. E ho letto che ci vuole il Green Pass per accedere. Noi ce l'abbiamo e vedremo, insomma, deciderò molto all'ultimo momento. Sì, volentieri. Si fanno delle belle occasioni? Sì, sì, dai. Sono due anni che non la vedo, quindi mi fa piacere vederla. Ecco, sui controlli il Green Pass invece è d'accordo? Io sì, sì, io sono vaccinata. Non sono Novax, quindi sì. Di dove siete? Di Alessandria. Come mai in vacanza a Fano? Un'offerta. E rimarrete fino? A lunedì. Quindi vi perderete la fiera prossima settimana? Sì, sì. Rientriamo per lavoro. Questione Green Pass, come la pensate? Bene, l'abbiamo usato, è giusto che ci sia, dovrebbero averlo tutti. Ma penso di andarci. Di dov'è, posso chiedere? Di San Severino Marche. Ecco. Sarà necessario il Green Pass, che cosa ne pensa? È giustissimo. Siete di Bologna? Sì. Sapete che la prossima settimana ci sarà la fiera qua a Fano, rimarrete? No, purtroppo rientriamo domani, mannaggia. Sì, sappiamo della fiera di San Bartolomeo. Sì. Sì, sì, ma noi veniamo a Fano da una vita, perché io avevo parenti a Fano, la nonna di Fano, e quindi sappiamo tante cose di Fano. Ritornate sempre in questa città, dunque immagino che ci stiate bene. Molto, molto. Fano è sempre... non c'è estate senza Fano per noi. E in vista della fiera ci saranno alcune variazioni sulle aree di sosta a pagamento disponibili in zona Sassonia. Nello specifico, dalle ore 15 di lunedì 23 a giovedì 26 agosto resteranno chiuse tutte le aree di sosta dislocate lungo via l'Adriatico, a partire da viale Ruggeri fino a via Bramante, compresi piazzale Rastate e il piazzale di Largo Gerboni. Resteranno sempre attive quelle di viale Adriatico, presenti di fronte al mercato ittico, di fianco al porto, e quelle in via Nazario Sauro. Resta invariata invece la situazione in zona Lido. Sul nostro sito troverete tutti i dettagli e le informazioni su dove poter parcheggiare nei giorni dell'evento. E si è svolta in prefettura a Pesaro la cerimonia di premiazione di Alessandro Cipolla e Giuliano Fiorelli, due giovani di Mondolfo affetti da autismo che hanno ottenuto il massimo dei voti e l'esame di maturità. Il prossimo servizio è stato curato da Letizia Marchionni. Grande impegno, perseveranza e senso di responsabilità nello studio. È grazie a queste qualità che Giuliano Fiorelli e Alessandro Cipolla, due ragazzi di Mondolfo, sono stati premiati ieri con una emozionante cerimonia svolta in prefettura per aver conseguito a pieni voti l'esame di maturità. Nonostante le numerose difficoltà imposte dall'anno scolastico lasciato alle spalle e la patologia di cui sono affetti, le due giovani menti hanno ottenuto con successo il 100, posizionandosi così tra le eccellenze della città. Mi
piace ricordare e rimarcare il piacere che ho avuto nel ospitare in questo Palazzo Ducale questi due giovani studenti che sono affetti dalla patologia dell'autismo, ma che ciò non di meno hanno dimostrato che con l'impegno, con la buona volontà, i risultati si possono ottenere, e sono risultati non solo sufficienti, ma sono risultati addirittura brillanti. Questa cerimonia che ha visto insieme la prefettura, quindi lo Stato, il Comune e la Regione, i dirigenti scolastici e le famiglie, rappresentano un percorso che dovrebbe essere preso ad esempio in questi casi, che sono abbastanza numerosi, ma che ciò non di meno costituiscono un elemento di valutazione dei talenti che anche per questi ragazzi possono costituire un vantaggio. Due ragazzi pieni di voglia di fare, come ricordano i presidi dei due istituti frequentati da Giuliano e Alessandro, il liceo Nolfi Apolloni di Fano e il liceo scientifico musicale Marconi di Pesaro. Giuliano Fiorelli è stato decisamente un alunno modello, un valore aggiunto alla scuola che ha dato a noi molto orgoglio, perché è migliorato tantissimo, ha dimostrato numerose competenze informatiche, fisiche e matematiche, e soprattutto ha donato grande ilarità a tutto il personale scolastico. Si è saputo far voler bene e ha voluto bene a tutti noi. Alessandro Cipolla, con la sua disabilità, è stato veramente in grado di raggiungere un successo pieno grazie anche alla collaborazione che la sua famiglia, la scuola tutta ha avuto con lui. Per noi è un fatto molto molto bello, molto positivo. Adesso l'augurio è che si continui nella vita di Alessandro, aprendo una strada di altrettanto successo per la sua vita. Contento anche il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, che ha voluto fortemente la cerimonia di premiazione. Siamo orgogliosi dei due ragazzi, ha dichiarato il primo cittadino. Una bellissima giornata, un riconoscimento importante, uno spazio proprio a due nostri concittadini. Siamo orgogliosi di questi ragazzi e dei risultati che hanno conseguito nella maturità. Saranno aperte fino al 25 agosto le iscrizioni per la grande caccia al tesoro, che si svolgerà a Fano sabato 28 in occasione del carnevale estivo. L'iniziativa è riservata ai tesserati dell'ente carnevalesca e non sarà necessario avere il Green Pass. Una delle iniziative legate al carnevale è la caccia al tesoro. Quando si svolgerà e in che cosa consiste? Sì, quest'anno abbiamo pensato a questa caccia al tesoro andante con brio, e appunto ovviamente una caccia al tesoro tutta su tema dantesco, ma non vi preoccupate, è semplice logicamente ed è per tutti. Si svolgerà il sabato 28 agosto, si partirà dalla piazza e per tutto il centro storico e una piccola toccatina in via Dante ovviamente. E per partecipare bisogna essere tesserati carnevalesca per i maggiorenni. Il gruppo deve essere minimo 5 persone, massimo 10. Comunque tutte le informazioni sono sul sito del Carnevale di Fano. Ovviamente non c'è bisogno di Green Pass. Entro quando sarà necessario prenotare? Bisognerà iscriversi entro il 25 di agosto. Ci vediamo tutti al Carnevale statico, intanto per la prima settimana, 21 e 22 agosto, in Sassonia. La polizia locale, comandata da Narita Montagna, ricorda che per permettere il passaggio dei carri allegorici, da domani mattina alle ore 4 scatta il divieto di sosta con rimozione forzata lungo viale Adriatico. E arriverà sul lungomare di Sassonia anche il carro dedicato a Paolo e a Francesca. Allora andiamo a scoprirlo con Filippo Pucci, che ha intervistato l'artista Anna Mantovani. Amore, arte e poesia, ogni peccato portano via. È questo il titolo dell'ultima opera presentata dai maestri carristi del Carnevale di Fano. In questo carro, di seconda categoria, vengono rappresentati Paolo e Francesca nel castello di Gradara. Abbiamo la riproduzione della Rocca e Paolo e Francesca, che sono avvolti da questa pergamena dove ci sono i canti di Dante Alighieri. E poi abbiamo altri due personaggi, questo è Rossini e questo è D'Annunzio,
che simboleggiano un po' tutte le i grandi artisti che hanno scritto su Paolo e Francesca, Francesca poi Francesca da Rimini, quindi c'è una grande vicinanza con Gradara. E ecco, questa è la grandi linea, la tematica del carro. Il carro farà bella mostra durante l'edizione estiva del Carnevale Fanese il 21 e il 22 agosto a Sassonia e il 28 e il 29 agosto in centro storico, zona Pincio e Borgo Cavour, ed è stato realizzato dall'associazione Carnival Factory con la collaborazione di diverse figure provenienti da Gradara. Sono venute anche alcune persone ad aiutarci, specialmente due, Antonella e Donatella, che voglio ringraziare. E niente, è stato un progetto molto felice, una bella collaborazione con l'amministrazione, e speriamo di avere anche un seguito, insomma, di continuare a lavorare con loro. Una volta conclusi i festeggiamenti legati al carnevale, le figure rappresentate nel carro verranno esposte direttamente nel comune di Gradara. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo che l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con il commento alla stampa del direttore Marco Ferri. Invece il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni 338 4968 250. Buona serata a tutti.